Attore, regista, produttore, doppiatore, un po' tutto. È lui, Pino Quartullo! Benvenuto! Ciao! Grazie. Oh. Grazie. Grazie, Pino. Secondo. Che peraltro, grazie per essere con noi, ovviamente, peraltro, tanto grazie. Per dire, no, non so se proprio l'esordio è stato con Monicelli, tanto per... Al cinema sì, con... Marchese del Grillo. Il Marchese del Grillo, un film epico. Che parte facevi, lo vuoi ricordare? Sì, io penso che ho incontrato l'aiuto regista, che era Cuccitodini, fuori qua di Vietolada, ma io stavo facendo con Proietti, Attore Amore Mio, una trasmissione qui, e mi ha detto: stiamo cercando il braccio destro di Marchese del Grillo, e fece il provino per fare il suo servitore. Poi hanno preso un altro attore che era un po' più caratterista di me, e io ho fatto il capo delle guardie, che fuori del Quirinale faceva le gare puntando sulle rane. Le famose rane del Marchese del Grillo. Esatto. Le vediamo, tanto per vediamo. Fare la storia di Pino Quartullo. Ma che fate? Io non mi fido di voi. Facciamo misura allo svizzero, che è di precisione. Vitte, misura tu. Tanto che misura da fare? Non c'è più speranza per nessuno quando zoppano. Oh, Moretto, ma tu che fai qui? Sono Marchese, sto a controllare. A controllare che? Non stai di guardia sulle mura? Sì, ma ci ho messo tre pollici sulla notte gialla. Controllo che non fanno picci. Ah, così fai tu. Invece di controllare i francesi, stai a controllare la notte. Ma quali francesi, sono Marchese? Qua da una settimana non succede più niente. Se può dire. Va bene che domani finiamo il turno. Andiamo qua. E tocca a lei, sono Marchese, No, io zoppo per ultimo. Dai, tu, Pespucci. Fatemi largo. E lui grattava. Dammi il cordello. Dai, che mi bussano alla porta. E lui gli mette pressa, che si sta a concentrare. Certo. Tu hai avuto la grande fortuna di lavorare con Alberto Sordi. Amore. Il mio primo giorno in cinema con lui, con Monicelli e Sordi, non è male. La cosa un po' imbarazzante è che io stavo là, mi stavo preparando, si avvicina Sordi, mi fa: che stai a fare qua? E ho fatto: no, devo fare la scena. Che stai a fare qua? Era la prima battuta che diceva il personaggio. Quindi volevo non me l'aveva detto, io pensavo che avevo capito che stavo facendo una scena, capisci? Però la battuta più bella di Sordi di quel film, io sono io e voi non siete nulla, per nulla, non dire diciamo nulla. Nulla. Che ho conosciuto parecchie persone che possono coniugare questa. Anche io. È vero, sì. Che si sentono il marchese o la marchesa del Grillo. Esatto. Tu invece sei sempre stato un personaggio particolare anche in questo ambiente, che non ha accettato sconti, anche a teatro, anche nelle tue scelte come direttore artistico del tuo cartellone. Non mi hai fatto reality, questo va apprezzato, penso, nei curriculum. Non soltanto andrebbe messo quello che uno fa, ma anche quello che uno non fa. Non ho fatto questo, non ho fatto quello. Si dovrebbe rendere noto. No, nel senso... rispetto, è anche una cosa divertente farli, però ho preferito, facendo anche il regista, di non mettermi a ballare o a fare il circo o a stare sull'Isola dei Famosi. Ecco. Finora ho resistito. Mi incuriosirebbe, però finora ho resistito. E devo dire che ho dato sempre forse un po' più priorità al teatro, perché il teatro lo governi meglio, il teatro lo gestisci e lo prevedi. Certo. Il cinema è un po' sorpresa. Vabbè, i grandi attori comunque vengono, la maggior parte almeno, dal teatro, però nel tuo curriculum c'è l'ispettore Goliandro. Vediamo. Sì, c'è anche. Scusa, uè. Adesso sono occupato. Se è importante, però dimmi, fai in fretta. Aspetta, carissimo, 2 minuti e me la sbrigo. Ok. Aspetta un secondo, aspetta. Sicuro? Io lo sapevo che c'era qualche cosa che non andava. Senti, io voglio sapere cosa si siano detti quei due di colombiani. Trova il modo. E se c'è qualche novità... Beh, a proposito di teatro, tu hai frequentato fino anche il laboratorio di Gigi Proietti. Certo, infatti fece la trasmissione perché facciamo parte del laboratorio. Ho fatto sia l'Accademia d'Arte Drammatica come regista che il laboratorio con Proietti. Quindi ho fatto sia come regista che come attore, ho studiato contemporaneamente. E poi con Proietti ho continuato per tanti anni a lavorare, perché è una persona straordinaria, è stato anche mio testimone di nozze.
È un amico, un maestro, una persona che mi ha insegnato tantissime cose. Come in Accademia ho avuto Monica Vitti come insegnante e Camilleri, che sono stati altri due. Però una preparazione proprio... Beh, sì, sono stato fortunato, devo dire. Direi. Proietti, sì, che è stato addirittura testimone di nozze. Sì, esatto. A proposito di questo, cosa vogliamo sentire? Non lo so, dillo tu. Un videomessaggio? Una persona che ti racconta, che ci racconta un tuo episodio divertente. Vediamo un po'. Quando dovevamo sposarci, avendo definito la data, che era appunto l'8 aprile, ci siamo poi attivati per tutte le procedure anche civili, quindi siamo andati in comune, abbiamo fatto le nostre promesse, poi c'è stata l'affissione della data delle nostre nozze e abbiamo chiaramente predisposto e stampato gli inviti per il matrimonio, abbiamo fissato il ristorante, tutto quanto, ma tipo a 20 giorni dal matrimonio, con un candore, mi chiama Pino, io ero in ufficio, e mi dice: senti, guarda, poiché c'è la tournée molto fitta, e l'8 io devo stare a Viterbo, senti, va bene, io metto l'8, poi tanto possiamo spostare la data. Io sono rimasta così al telefono, per i primi 5 secondi ho detto no, sta scherzando, per i primi 10 secondi dopo aver pensato no, non sta scherzando, forse non si rende conto, al 15° secondo io ho chiuso il telefono, perché ho detto non è possibile, cioè io che già avevo preparato tutto, già mi vedevo la scena di mia madre che stava lì su un muro a piangere, dover telefonare a tutti per dire no scusate non è più l'8, oltre a tutto quello che comportava aver pubblicato una data di matrimonio e quindi dover rifare tutto, per cui dopo l'ho richiamato e non credo in un tono proprio come dire da sposina innamorata che stava lì per prendere il bouquet, gli ho fatto capire che una cosa del genere mi avrebbe fatto diventare vedova ancora prima che sposa, e lui continuando a non capire che questa cosa non era niente di strano, ma in fondo si tratta solo di cambiare data, alla fine ha accettato che appunto la sua tournée potesse aspettare 2 giorni, perché noi abbiamo fatto non il viaggio di nozze ma la tournée di nozze, perché la mattina dopo il nostro matrimonio noi siamo partiti, ci siamo fatti tutta l'Italia, perché lui doveva recitare in Piemonte, però intanto ci eravamo sposati, diciamo, quindi almeno quello avevamo messo sicuro, tranquillo, e quindi l'ho seguito nella tournée di nozze. No vabbè, Pino, ma come ti viene in mente di spostare la data delle nozze? Margherita Romaniello, però posso dire che è più facile spostare una pubblicazione che una locandina, forse il ragionamento no, data, era sbagliato. Ma come, io avevo palettato il periodo, in questo periodo non posso fare città perché mi devo sposare, però la produzione mi ha detto ci sarebbe questa data, che facciamo? La facciamo? Detto, un attimo sento mia moglie, ma era una domanda, cioè ho verificato questa cosa, non pensavo di scatenare questo inferno. Comunque avete fatto la tournée no, poi di nozze. La piazza l'abbiamo spostata e poi siamo andati in tournée subito dopo il matrimonio e poi in viaggio di nozze ci siamo andati dopo. Ma però ci siete andati sì, dopo. A Parigi siamo andati dopo, sì, sì. E... ti sei rifatto, bravo. Un primo matrimonio con l'attrice Elena Sofia Ricci, una figlia. Non eravamo sposati. Non eravate sposati. Era appena separata, quindi è stata... Eravate, diciamo, una prima relazione importante, ti capisco, sono nella stessa situazione. Succede. E ti chiedo, famiglia allargata o no? Com'è la situazione familiare? Non si è allargata tanto la nostra, nel senso che ho avuto Emma da Elena Sofia, poi dopo ci siamo lasciati, lei ha avuto un'altra relazione, un'altra figlia, e stiamo in buoni rapporti, tranquilli. Non facciamo quella vita in comune, tipo... appunto tutti insieme, però abbiamo un ottimo rapporto. È un ottimo, è un grande rispetto, immagino. Pino, prima di lasciarti vogliamo sapere del tuo ultimo lavoro teatrale. Dici sì, tutto. Ieri sera e ancora il 22 sarò a Sarsina con il Fu Mattia Pascal, con la regia di Guglielmo Ferro, è un'opera straordinaria, sono molto felice di aver interpretato questo personaggio perché mi ha dato possibilità di far vedere di me cose diverse da quelle certo. del commediante. E poi il 13 agosto adesso, partirà la tournée estiva di Come se fosse lei. Esatto, con Lino Guanciale. Lino Guanciale, però aspetta un attimo che forse c'è qualcuno che deve dirti qualcosa. Forse ha spostato una data pure lui, vediamo. Non lo so. Sì. Ciao Pino, sono Lino. E già questa sembra una gag. Senti, volevo raccomandarti, visto che insomma il 13 di agosto sta arrivando, insomma, hai meno di un mese,
Di farti crescere la barba, perché a tagliacozzo devi fare il vecchio professore. Scusa, ho detto vecchio, cioè volevo dire anziano, insomma maturo. Insomma, Pino, fatti crescere questa barba, che dalle mie parti in Abruzzo ci tengono a una certa coerenza, insomma, ok? Dai, dai, vecchio mio! Abbraccio forte. E allora il 13 agosto partirà la tournée, come se fosse lei uno spettacolo protagonista. Abbiamo visto Lino Guanciale con una bella barba e le musiche del premio Oscar Nicola Piovani. Sì, esatto, musiche suonate da pianoforte da maestro con licenza. Quindi stiamo sia a Tagliacozzo che poi a Pietrabondante il 14. E si gira. Grazie, grazie Pino Quartullo per essere stato con voi. Grazie, e salutaci tua moglie Margherita. Santa donna, linea al TG1, ci vediamo tra poco.